Got a call to the Big T fam. But, Gabby, why not just go yourself? Drive 3 hours to collect some old equipment? I just need a no-questions-asked courier who doesn't mind a little casual trespass. Got it. What about Gustav Hookfaber? No sign of him. But that doesn't mean he won't be home any minute to find my proton pack left behind in that creepy-ass mansion of his. Probably hunt me down and sue me for all I don't have. This seems sketch. Something's up with Gustav, Gabby. This sudden PKE spike? Ain't no coincidence. Just wait. I'm featuring on my next show. Whatever, T. No one sane listens anyway. Just get my pack back. Thanks, T. Bella amici e amiche, sta giocando il mitico Zane Boy. Ciao Zane! Mitico Leonardo e io, Marco Dranzini, mi raccomando di iscrivervi al mio canale. Andiamo a giocare a Ghostbusters in VR2, raga. Thanks for showing up. Job's pretty simple. I just need you to grab some equipment my last assistant accidentally left behind in there. See if you can find my equipment. Grab that! My modded PKE meter! Gaseous ionization detection and short-range radiolocation tech. Thing's a real marvel of engineering. How could anyone leave it behind? See that suspicious handprint? Use the PKE to scan it, and it'll highlight any matching signals in the house. As I thought, the icon on your PKE map is something matching that signal. Go check it out. You looking at your PKE meter? That signal is on the other side of the wall, but you gotta go the long way around. Allora, stiamo cercando gli ectoplasmi, il grande Zane Boy sta cercando di vedere. Allora, la porta non si apre. Qui abbiamo scansionato. Ah, però c'è... Another handprint. My guess is it belongs to my runaway assistant. Ah, qui c'è una bola verde. That's a portrait of Gustav Hookfaber, dude with the cane. Okay, I'll give you more. Gustav Hookfaber. Hero, inventor, philanthropist, and current Bay Area resident. He moved here from Sweden in the 80s. Okay, eccolo lì. Funziona. Bravo.
Chissà chi è il primo. Si è aperta la porta. Allora, il grandissimo Leo si sta divertendo di brutto a lanciare la roba, come al solito in tutti i giochi di ieri. Eccolo qua. Ah, praticamente adesso credo che si aprirà la porta. Ah no, l'ha aperta lui, grande. Tra un po' ci sarà il tipo, eh. È qua dentro? The PKE led you here. Try scanning the bookcase for a clue. Però bisogna vedere se c'è anche la lingua italiana, non l'abbiamo vista questa cosa. Però vedere se c'è. There's something behind the bookcase. My last assistant must have found some way to get through. Subtitoli? Sotto, quasi, per tutti. Ok. Ah, non c'è la lingua. Vabbè, va bene, dai. Va bene, va bene. Andiamo avanti col gioco. Tanto qui bisogna prendere i mandagimi. Gustav, you're a bit of a cliché with this secret bookcase door. Wow, addirittura una porta segreta dentro alla libreria, raga. Ah, puoi prenderla con qualsiasi mano. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede. That radar signal looks different because it's coming from downstairs. Did you touch something? That's the power gone. You're stuck down there unless you find a way to restore it. Caspita, ragazzi, qui è. Fa venire un po'. Com'è, Leo? Ti fa venire un po' d'ansia? Eh? Che arriva il mostro tra un po'. Well, that's not right. Chiaramente la cosa divertente, amici e amiche del VR2, c'era anche nel primo, però chiaramente adesso i giochi del VR2 sono molto molto più belli, è che si può giocare come si vuole. Infatti lei si sta divertendo come un matto, tira di legnetti dall'aria, da mezz'aria. È comunque la cosa più bellissima. The P.
PKE meter is reacting to those floating manifestations. Class 1 ectoplasmic vapor? Why here? Lo zaino fotonico? No, try è la trappola. Trappolina. Launch the trap underneath them. Devi lanciarla. Grande! Ne hai più di una? Adesso lanciala e poi fammi vedere cosa succede perché hai... Ok. Ce ne dovrebbe essere un'altra. Just the proton pack left to find. Oh, and the power to fix if you want to go home later. So, light work. PKE meter is picking up something big. Glad you got my trap. Floating, full torso. You need to launch your trap under it. Adesso che devi fare? You okay? That was awesome. Great job. First ghost sighting in the Bay Area for decades, and I wasn't there to see it! It's fine. I'm not salty. I mean, you were lucky that one was just chilling. Don't get too cocky. If anything spicier comes by, I'm not sure you stand a chance. And urgent. Find my proton pack and get out quickly, or the Ghostbusters will be framed. Again.
I'm just going to put this out there, and I don't want to freak you out at all. It's possible that whatever killed Hookfaber is still in this place. Zona di contenimento o contaminata? No, non ho fatto tempo a leggere. Containment, contenimento allora. Che cos'è quello lì? Adesso ti darà anche lo zaino protonico, Quello è there's a broken fuse. I expect that trip the power. Fix it and get yourself home. Una chiave, hai visto? Guarda sopra. No, se tu andavi indietro, prima se guardavi il coso è venuto fuori tipo una chiave inglese. Il coso verde lì, vedi? È qui. Non ce l'hai una chiave inglese? Burnt fuse? Forse c'è una leva, definitely the kind of guy who'd have some spares lying around. Ah, ma serve un pezzo lì, forse. Fusibile. Ecco, vedi quella lì, quella chiave inglese lì. Bravo. Mi sa che di fianco è venuto fuori il fusibile. Eccolo lì. Forte. That's it. There you go. That elevator will be working now. Whoa. As soon as you... Cosa succede? Uh-oh. Look, my proton pack. Grab it. Ectoplasmi! This is bad. Wow, raga! Com'è, Leo? Oh, ancora? Ma non devi portarti forse per catturare questo punto? Ah, se questo lì, vedi? Devi portarli nella trappola e aprire. Butta la trappola. Bravo. Ok, adesso prendili e trasportali. Vai. Grande! The trap under the ghost and use the proton wand to drop them above. Bravo! Ah, ma che figo! Cos'è? Some kind of ecto containment unit. Quello proverò anch'io. Has the city been free of ghosts because Gustav was mopping them up this whole time? But why? Get ready! There's more coming! To damage it, but not too much, or the proton wand will overheat and the beam will snap.
Lo scudo devi togliere la parte viola lì che non ho capito che cos'era. La stamina. What the? The time of the Ghost Lord is here. Oh my god. Oh raga. You released me. Your reward! Prepare to join me in the spirit realm! What? This is crazy! Keep your head down, let them fight it out! Stiamo facendo la battaglia, ragazzi! Adesso magari portando finito la battaglia ti puoi dare fine in manico. Ho fatto la legge. Vedi? Vedi che. Guarda sopra che vediamo cosa succede. Questo è la distruzione. I got a bad feeling whatever killed Gustav, we just released it into the city. To Ghostbusters! Rise of the... Non ho fatto tempo a vedere. Un bel trophy! Questo era il... Oh, target da qui. Due bei trophy. Ho sentito la musica anche delle cucine. We kitted it out before I knew just how quiet San Francisco's ghost life is. Or was. You know, before you accidentally unleashed a demon on the city. Don't worry, it'll be our secret. Andrà quando ci sarà. Vai vedere un attimo in giro. Così poi chiediamo il video con i nostri amici. Hai speso tu? Chiediamo il video con i nostri amici. E poi facciamo la prima missione, capito Leo? Ma questo sarebbe il... No, il tutorial, era il tutorial quello lì. Questa è la mappa della città. Vai un attimo a vedere in giro la dentro, l'officina nostra. E poi dopo stacchiamo e partiamo con l'altro video di andare a fare la prima missione. Devi schiacciare tutto Leo, fai solo vedere. Fai vedere com'è. Facci vedere com'è il posto. Oh, non devi schiacciare tutto, non devi aprire il microonde, Leo. Leo, dobbiamo aprire il video. Oh, schizza però. Metti la sotto così sulla padella. Ecco niente, con Leonardo si mette a giocare così, non vedremo mai l'interno della comunità. Ok. Lì è penso dove si buttano i fantasmi. Sai che c'è il posto dove li tengono. Ci sarà questa console qui che adesso è tutto spento. Anche perché dobbiamo capire come prendere le missioni, eh? Cioè, non è che possiamo stare fatti quel giorno. No. E alla fine, che poi non è tanto grande, eh? Ah vedi, c'è quel posto là, però non andiamo adesso perché ci andiamo dopo. Quindi punta la macchina e salutiamo i nostri amici. Ciao amici e amiche dal tutorial di Ghostbuster, che non mi ricordo più il titolo. È tutto, il grandissimo Leonardo e il grandissimo Marco Drums Games vi salutano. VR2 PlayStation 5 Ghostbuster, non mi ricordo il titolo, ma tanto lo leggete nel titolo del video. E questo qua era il tutorial e poi andremo a fare la prima missione insieme. Mitici e mitiche, iscrivetevi al canale, lasciate il link in descrizione per i social, ma la cosa più importante qua su YouTube e su Twitch. Ciao amici e amiche, alla prossima.